Il Natale è sempre più sfavillante su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato al Natale, nuovo video dedicato al riciclo, al glitter, alla sbrilluccicosità mondiale. Oggi creeremo delle bellissime sfere di Natale e ricicleremo insieme questa parte dei rotoli dello scotch o scotch carta. Io in realtà ho barato, non ho usato proprio questi, ma a voi forse viene più agevole utilizzare questi. Io ho utilizzato in realtà questi, che sono degli anelli in cartoncino che trovo all'IKEA tra un vasetto e un altro di metallo. Ne ho presi 6 e adesso andiamo a vedere in cosa li trasformeremo insieme. Piano da lavoro di Arte per te pieno di oggettini di poco costo per creare delle splendide decorazioni di Natale. 3 anime di scotch carta, poi il glitter del colore che desideriamo. Io farò una versione rossa e una versione dorata. Un laccetto per appendere la nostra palla di Natale all'albero. La mia palla di Natale, una, sarà decorata con un alberello natalizio al centro, con delle palline rosse. Queste sono delle semplici perline. Questo è del tutto facoltativo, lo farò solo in questa sfera, perché nell'altra, per esempio, all'interno metterò semplicemente un angioletto che avevo, una perlina di poco conto grossa che serva da raccordo per il laccetto, un bicchiere d'acqua, un pennello, un piattino, della Vinavil, pistola per colla a caldo con relativa stecca. Mi avete recentemente chiesto perché non uso mai questa pistola. Non mi piace per niente, guardate, versa la colla di continuo. Non è una pistola professionale, non va bene per il piano da lavoro di Arte per te. Ci servirà anche dell'acrilico del colore del glitter. Allora, prendiamo l'acrilico rosso e dipingiamo tutte le nostre anime di cartoncino da riciclare. Quindi vado così, voilà, lasciamo asciugare perfettamente e facciamo la stessa cosa con tutte e 3 le anime di cartoncino. A questo punto prendiamo la nostra Vinavil, è un'anima di cartoncino, quindi colorata, quindi ripassiamola tutta con il Vinavil. Quindi ripassiamola tutta con la colla. Siate generosi e andate da tutte le parti, cioè anche i margini ben bene. A questo punto versate un pavimento di glitter, così, su cui adagerete la vostra sfera. Quindi inondate tutta la sfera prima da una parte, anzi tutto il cerchio, non è una sfera, prima da una parte, poi dall'altra, quindi inizia il divertimento, infarinatela proprio con tutto il glitter. Beh ragazzi, direi che sbrilluccica abbastanza, mettiamola ad asciugare. Procediamo con gli altri rotolini. E allora, la mia stellina voglio che diventi sbrilluccicosa, sempre rossa, va bene, andrebbe bene anche dorata, però mi va di farla rossa. Prendo un po' di Vinavil, la prendo con una pinzetta, la passo sulla Vinavil tutta quanta, così, la 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 la. Com'è? La 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 la, e la tuffo nel Vinavil. La tiro fuori tutta glitterosa e la metto da parte ad asciugare ben bene. Perfetto. Faccio la stessa cosa anche con la mia perlina di raccordo. Faccio asciugare e se servisse casomai do una seconda passata. Prendo la mia pistola per colla a caldo, prendo le mie sferette e vado ad inserirle all'interno dell'albero, così,
l'albero di Natale più piccolo che abbia mai decorato. E mi sto divertendo un sacco come fosse quello vero, ragazzi. La cosa buffa è quella. E adesso il puntale. Voilà, stai su. Perfetto. Perfetto, anche il mio alberello è bello e addobbato. Quasi quasi faccio questo e basta questo Natale. Neanche morta. Fatti asciugare i miei tre cerchi, prendo l'alberello e prendo anche il bulino o un chiodino qualunque. Pratico su uno dei cerchi un foro, così attenti a non bucarvi il dito. Voilà, praticato il foro, lo allargo un bel po'. Prendo un'altra delle mie tre palle e la ammacco leggermente, faccio una sorta di pavimento, vedete, così la rendo un po' meno tondeggiante. Prendo la pistola per colla a caldo e do una bella pusciata di colla sotto l'alberello. Quindi attacco il mio alberello, messo l'alberello di Natale. Anche così sarebbe già una decorazione carinissima. Ma noi non ci accontentiamo, giusto? E allora proseguiamo. Prendiamo la circonferenza che non ha nessun tipo di particolarità. Pusciamo al centro un po' di colla. Pochina, non è necessario che sia tanta. Quindi schiacciamo leggermente così la decorazione con l'alberello. Lasciamola scivolare all'interno e lì dove proprio si aggancia l'alberello e il nostro centro, mettiamola così ad X. Fissiamo il tutto con un punto di colla a caldo anche nella parte sommitale. Lasciamo un attimo riposare il tutto. Anche così comunque già sarebbe una bellissima decorazione. Ora prendiamo un laccetto, quindi facciamo in modo che i capi del nostro laccetto, decidiamo quanto vogliamo che sia lungo il nostro laccetto, ok, io vorrei fosse lungo così, e infiliamo i capi del nostro laccetto lì dove abbiamo praticato il buchino. Fatti uscire i capi, diamo un micro punto di colla a caldo. A questo punto prendiamo la perlina che avevamo foderato di glitter, facciamola scivolare fino a giù e lì dove combacia con il nostro cartoncino solleviamola un attimo e agganciamola con un punto di colla a caldo. E la nostra sfera di Natale è quasi pronta. Esattamente all'altra estremità pressiamo un ciuffo di colla a caldo, prendiamo la rimanente sfera e infiliamola all'interno, così ridiamo un assetto tondeggiante schiacciando il cartoncino e la nostra sfera di Natale è bella e pronta per figurare sul nostro stupendo albero. Guardate che bella, con questo vedo e non vedo, con questo alberello rinchiuso all'interno della sfera. Bene, divertitevi a sbizzarrire la vostra creatività. Bene, spero che la nostra sfera vi piaccia e se volete su Facebook vi aspetto anche con la versione con l'angioletto, che comunque adesso vi mostrerò anche in foto. Spero che questa sfera vi piaccia. Ditemi se vi piace di più questa o la versione dorata che vedete in foto e nel video di Facebook. Fatemi sapere che colore è il vostro Natale. Grazie per avermi seguito, vi lascio alle foto e felice preparazione al Natale a tutti. Ciao!
che belle le nostre sfere di Natale, glitterate ma eleganti, con al centro un soggettino che richiami la bellezza del Natale e il tema appunto natalizio che vogliamo più dare al nostro alberello. Le avete viste sia in versione rossa qui su YouTube che in versione dorata sulla mia pagina Facebook, vi metto il link del video qua sotto anche di Facebook, e nelle foto entrambe, quindi scegliete quale si avvicina di più al vostro gusto. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo e regalatemi un pollice in su, per favore aiutate Arte per Te a crescere ogni giorno di più, e soprattutto venitemi a trovare anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle, e Due Cuori Una K, il canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Vi aspetto anche su Instagram, cercate Arte per Te su Instagram per non perdervi nessun particolare fotografico di questo Natale e della vita di Arte per Te e dei miei altri canali, e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Buona preparazione al Natale a tutti, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!